Buongiorno a tutti! Scusate la mise, ma sono tornata da lavoro poco fa e sono in giro per strada dalle 8 di stamattina, quindi sono fresca come una rosa. Allora, in questo video voglio farvi vedere tutti gli acquisti che ho fatto recentemente di make-up e diversi prodotti anche che mi hanno mandato diverse case cosmetiche per testarli. È un video haul, diciamo quei video inutili che non servono a niente, però mi faceva piacere farlo proprio perché tra gli acquisti che ho fatto ci sono due palettine che sono limited edition che trovate da Sephora che ho acquistato simili l'anno scorso e con cui mi sono trovata da Dio. Allora, inizio dal pacchetto che mi è arrivato oggi da Neve Cosmetics. Vi presento i nuovi pennelli neve, cioè sono, ve lo giuro, non potete capire la morbidezza che sono. Sembra che vi fanno un massaggio. Sono allucinanti, cioè io quando li ho visti, li ho toccati, io sono una drogata di pennelli, ecco, mi si è decapitato uno. Sono una drogata di pennelli, mi piacciono da morire e questi qui che sono tutti kabuki, perché hanno il manico corto, ecco, ognuno ha una sua funzione. Questo è abnorme, enorme, vedete com'è grande. Poi c'è questo qui che è l'unicorno, ognuno ha un nome. Questo è l'unicorno che è angolato, che accarezza il viso. E poi ci sono questi altri due, che questo qui mi ricorda molto, diciamo, quelle di Sigma per il fondotinta, quindi vi farò sapere se è buono per il fondotinta. E poi c'è questo qui piccolino da mettere magari in borsetta per i ritocchi. È bellissimo! E poi ringrazio tanto Ilaria che mi scrive sempre dei, diciamo, delle. Non lo trovo, eccolo. Cara Simona, nel tuo beauty case stanno per arrivare quattro nuovi tenerissimi pennelli. Un abbraccio, Ilaria. Oddio, grazie. Parlando del ritocco, mi ha contattato un po' di tempo fa un'azienda che si chiama I'm Up, che vi ho fatto vedere già su Facebook questa novità. Allora, vi dico subito che sarà in vendita dalla prima settimana di dicembre, ok? Quindi ho visto che ci sono le prevendite e costa anche di meno, 10-15 euro in meno in prevendita. Ed è una novità assoluta per chi come me sta in giro tutta la giornata e non torna a casa, quindi ha spesso il cellulare scarico. Mi chiederete il motivo perché qua dentro esce questo. Ci sono diverse colorazioni, inizio da questo. Allora, questo qui è un caricabatterie per il cellulare. Inserite il vostro cavetto, mettete a caricare il cellulare e siccome siete donne, siccome girate dalla mattina alla sera senza ritoccarvi il fard, tadam! Hanno messo il fard. È una genialata. Che poi tra l'altro è una cialda intercambiabile, quindi quando finisce la potete cambiare. È meravigliosa. Si apre qui anche. E in questa parte qui c'è un pennellino per il fard e uno per l'ombretto, per ritoccare l'ombretto. Ma cos'è? È una figata allucinante. Costa parecchio, cioè costa intorno agli 80 euro, è tantissimo. Personalmente non so se acquisterei mai una cosa simile, però mi è piaciuta da morire l'idea perché è geniale, innovativa. Tra l'altro, cioè, si presenta benissimo, veramente molto molto bello, pure come regalo di Natale, è veramente bello. Tra le tante cose, mi hanno detto, non mi hanno detto di dire quale azienda è l'azienda del fard, però vi dico solo che è vendibile esclusivamente, diciamo, da Sephora o da Coin, perché per una questione di marketing, non so dirvi. Non si può dire la marca del fard, però è un fard, diciamo, di alta profumeria. E infatti io l'ho utilizzato in una foto e mi avete chiesto anche che fard avessi indosso. E questo qui, poi ho visto che con il ritocco è veramente molto bello. L'unica cosa che è leggermente satinato. E ci sono due colorazioni, questo qui che avete visto e un altro più rosato. Adesso passiamo un attimino al clou di questo video, che è il mio acquisto folle da Sephora. Ho fatto la pazzia NARS. Ho acquistato questa qui che è una palette di blush e questa di una palette di ombretti. Ho speso troppo. Allora, l'anno scorso ho provato i fard, già avevo Orgasm di NARS che era l'unico che mi era piaciuto di meno perché è troppo brillantinato, però ne ho provati gli altri, mi sono sempre trovata bene, li avete visti usare anche in molti video.
E questa è la nuova palettina di Fard. Considerate che ogni Fard, blush e Fard sono la stessa cosa, ogni blush, che fa più tendenza a dirlo in inglese, costa normalmente. Questi sono leggermente più piccoli di un blush normale NARS, e questa qui che è un bronzer che io ho anche nell'altra palette, che è meraviglioso anche per il contouring, perché non è un fard, sì, non è una terra troppo fredda, è media. Questa invece è la terra fredda, infatti è proprio quella contour, e sono tutti belli, veramente fantastica. Questa qui, ahimè, costa ben 60 euro, che però avevo il 20% di sconto se acquistavo due prodotti. Questo, ok, che c'ha lo specchio anche nella parte esterna, e anche con gli ombretti mi trovo divinamente, infatti li uso quasi tutti i giorni. Se mi seguite su Instagram, Facebook, sapete che uso tanto i loro ombretti, che sono meravigliosi, sfumabilissimi. Veramente mi piacciono da morire, anche professionalmente, perché li ho utilizzati anche per una sposa, insomma, veramente mi piacciono da morire. Ed esce dall'interno anche la loro matita nera, che dovrebbe essere una colca gialla. E signore, anche questa costa 59 euro. Ok, e poi un altro acquisto che ho fatto oggi, sono andata da OVS, un OVS che sta a Napoli vicino la posta centrale, enorme, ve lo giuro, se siete di Napoli dovete andare, è veramente grandissimo, non ho mai visto un OVS così grande. Ed infatti hanno fatto un reparto, diciamo, cosmetico molto grande, dove vendono l'oro, cioè vendono il Real Technique, finalmente in Italia, cioè veramente. Ovviamente a me non mi hanno invitato quando hanno fatto l'evento, perché hanno invitato un sacco di beauty youtuber, e comunque hanno invitato loro, ovviamente no, a me gli eventi nessuno mi caga. Comunque sì, ho acquistato questi due pennelli che erano gli unici che mi mancavano. Vedete, io sono drogata ai pennelli, non ho ancora finito il video. E questi qui li ho trovati molto carini, perché in realtà questo è per il fondotinta e questo è per il correttore. Ma mi piace il fatto che siano tagliati piatti per fare proprio il contouring, quindi vi farò sapere se mi sono piaciuti o no. Poi, Zoeva, parliamone, cioè. E mi hanno mandato una cosa. Io ho detto che amavo i pennelli, e insieme a questa cosa mi hanno mandato questi tre, cioè, ditemi voi. Questo è per mettere l'illuminante, è meraviglioso. 129. Poi c'è il 114 che è piatto, vedete così, ha questa setola morbidissima, magnifica. E il 112 che in realtà non mi entusiasma tanto, perché è da fonditinta piatto. Però forse, non lo so, vedo che la setola è diversa, ma la proviamo, vediamo come mi ci trovo. Diciamo che ogni pennello è sé stante, dipende dalla setola, l'altezza, insomma, vediamo. Ogni pennello, tra l'altro, esce in una bustina del genere ermetica, cioè veramente molto elegante. E poi il prodotto che mi hanno inviato è questa. Ho visto che la conoscevate tanto, è la Taupe. Io in realtà non ho mai provato gli ombretti di Zoeva, e devo dire che questo è il trucco di stamattina alle 7, sono le 9:30 di sera. Ha retto tantissimo, ho messo il primer. Però mi ha entusiasmato questo, che è quello che ho qui, che è illuminante. E poi ho fatto un mix di questi due ombretti, e non è male, però ovviamente la devo testare meglio, non saprei dirvi se è una palette che mi piace, no, se è valida oppure no. Però è proprio bella, cioè è molto elegante. L'unica cosa che ho notato è che non c'è un nero, non c'è un colore veramente scuro che può scurire anche gli altri, quindi. Ovviamente la maggior parte sono tortora, taupe, come si chiama la palette, però è molto bella, anche fatta bene. Niente ragazze, questo è il video haul inutile della serata. Io spero che comunque vi abbia fatto piacere vedere il mio faccione stanco, lucido, di fine giornata. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!